Il microfono più sexy che ci sia. La quarta puntata di Sex on Air, siamo sempre qua con Nicoletta, ma abbiamo anche una sorpresa oggi. Che sorpresona, Gianni, grazie. Non so se riconoscete la voce, ma la stessa ragazza della sigla è Silvia Sasse, che aveva iniziato a collaborare con noi ed è tornata con noi, infatti prende il posto di Chiara. Ciao Nicoletta, invece ti avevo introdotto prima. Ciao a tutti, ciao a tutte. Avete passato una buona estate, visto che è l'ultima nostra puntata, erano gli amori estivi, avete fatto conquiste? Speriamo di sì, che abbiano flirtato come si deve e siano stati anche attenti nel flirtare, Brava Silvia. Infatti Nicoletta ci vuol dire qual è l'argomento della puntata di oggi? Oggi riprendiamo tanti discorsi che abbiamo fatto nelle scorse puntate e parliamo in particolare di sesso e di prevenzione, quindi dei possibili rischi emotivi e legati alla salute sessuale che il fare sesso implica, insomma. Infatti parleremo di questo appunto approfondendolo, però prima di iniziare vi ridò i contatti. Allora, potete scrivere i vostri dubbi, le vostre domande, complimenti a Silvia, Nicoletto, anche a me se volete, a sexonair@blogos.it. Potete trovare le nostre vecchie puntate, le nostre tre puntate precedenti sul sito del Blogos. Nella sezione rubriche trovate appunto una pagina dedicata al blog, se no su Facebook abbiamo la pagina, cercando Sex on Air potete mettere mi piace e quindi lì potete ascoltare le nostre vecchie puntate o proporre cose nuove che vi interessano e di cui volete parlare. Quindi mi raccomando ragazzi, state aggiornatissimi perché Sex on Air non finisce qui, anzi è pronto a ricominciare a sorprendervi. Assolutamente, settembre. Abbiamo forse anche delle sorprese in ballo. Quindi Silvia... Amore, tesoro, io sono contentissima di essere in parte di questo progetto e tra l'altro sono contenta di ritornare in una puntata per me importante perché insomma si parla di cose serie giustamente e quindi diciamolo, l'argomento riguarda sempre il sesso, insomma Sex on Air, sì, anche l'attenzione quando si hanno rapporti sessuali, soprattutto perché prevenire, come diceva uno spot, è meglio che curare. Prevenire, no? È meglio che curare, quindi ragazzi stateci attenti e entriamo nel merito, no? Sì. Nicoletta, tu da dove inizieresti? Quali, secondo te, quali sono le cose su cui bisogna stare palesemente attenti quando si parla di queste tematiche? Beh, quando si parla di relazioni sessuali si parla anche di relazioni sentimentali, emotive, al di là dell'amore, no? Si parla anche di trasporto e di relazioni. Quindi nel momento in cui ci relazioniamo con un altro, con un'altra persona, sicuramente mettiamo in gioco parte di noi stessi, quindi della nostra intimità, della nostra emotività, del nostro cuore, no? In un certo senso. Ma poi mettiamo in gioco anche il nostro corpo e quindi anche la nostra salute fisica e la nostra salute sessuale, poiché esistono le famose MTS, ovvero malattie a trasmissione sessuale, ovvero tutto un insieme di malattie più o meno gravi che riguardano la sfera genitale, ma poi la salute tutta, che viaggiano attraverso i nostri corpi e si sviluppano e si trasmettono soprattutto per via sessuale. Quindi vorrei insomma focalizzare l'attenzione sul rischio e quindi anche sul piacere di incontrare l'altro e l'altra, però anche focalizzare l'attenzione sui rischi che l'attività sessuale può portare, no? Certo, perché per esempio come la cosa che mi ha colpito di quello che hai detto a Nicoletta è che spesso c'è un collegamento tra corpo e mente, anche soprattutto su queste tematiche. Non so se per esempio avete avuto delle esperienze anche personali su queste cose, però per esempio una cosa che posso dire è che non ti accorgi se una persona ha qualche malattia solamente vedendola. È una cosa che magari si crede. Tu Silvia hai mai sentito dire questa cosa, no? No, anche perché appunto non ci si accorge di che cosa abbia in realtà quella persona, perché è chiaro che se è una malattia sessualmente trasmissibile la persona te lo deve dire palesemente, io ho questo e te lo posso trasmettere, ma è chiaro non capita che
quasi mai solitamente. È chiaro che no, devo dire che invece personalmente mi è successo, però non è quello il punto è un altro, il punto è che la persona non te lo dice palesemente alle prime volte in cui ci si vede, ci si incontra, eccetera, anche perché probabilmente la paura c'è di spaventare l'altro e di magari poi interrompere per questo motivo anche una sorta di relazione anche solo sessuale, di non continuare. Perciò le malattie ci sono e... Certo. E le persone non lo comunicano anche forse per paura e per, insomma, per tanti motivi, però non importa, noi dobbiamo stare attenti lo stesso. E dall'altra parte chi non lo sa deve pensare che questo è all'ordine del giorno, che insomma c'è sempre, è come se fosse al di sopra di noi. E... Perché non so se Nicoletta mi conferma questo, ma ultimamente ci sono anche stati degli aumenti di casi di alcune malattie. Sì, calcoliamo che è importante capire che si tratta di malattie a gravità variabile. Parliamo di malattie più socialmente stigmatizzate, purtroppo, come può essere l'HIV+, piuttosto che l'epatite o malattie diciamo più gravi, pur comunque insomma diffuse. Ma ci sono tantissimi altri fastidi più che malattie, insomma, che sono di facile cura, che sono molto diffuse, che non vanno neanche poi troppo stigmatizzate. Sicuramente avrete sentito parlare di gonorrea, piuttosto che non saprei, la semplice candida, che è un MTS, ma non troppo, che sono appunto molto molto diffuse tra la popolazione giovane e non più tanto giovane, che sono risolvibili con un semplice medicinale, non sono così gravi. Però certo è il fatto che la propria salute sessuale va tenuta sotto controllo, cioè va calcolato insomma il numero di partner con cui si ha a che fare, in che modo si fa sesso protetto, quello che faccio può essere considerato davvero sesso protetto o solo parzialmente protetto, e quali sono i rischi insomma che corro e che faccio correre. Sicuramente c'è, ripeto, un grande numero di possibili MTS, nella maggior parte dei casi facilmente risolvibili, ma tutto questo presuppone anche una consapevolezza del proprio corpo che molto spesso i ragazzi costruiscono e le ragazze costruiscono nel tempo. E non hanno, perché sono ancora piccole, quindi è chiaro che sia più difficile averla, non l'abbiamo nemmeno noi che abbiamo 27 certo. anni, no? E allora diciamo. Ne manca 25, vabbè, non un po' di più, capito, ma facciamo finta di sì. No, vabbè, però 27 come... è una media, è la media. Media, esatto. No, come dicevi tu Silvia, effettivamente anche a casa non è un argomento facile di cui parlare, quindi spesso manca proprio anche un'educazione da parte dei genitori o comunque da parte della scuola, perché sono cose di cui non viene parlato. A me viene in mente una cosa quando tu dicevi prima della paura di dire, delle materie che si hanno, per esempio le persone sieropositive, è una cosa molto sentita nelle persone sieropositive il fatto di sentirsi d'obbligo o meno di dire del proprio stato serologico, certo. È una cosa che rende, cioè stato serologico intendo se una persona è seropositiva o meno, è una cosa che mette in dubbio, perché dire a una persona che si ha l'HIV può allontanare le altre, quindi è una cosa un po' pericolosa, cioè è un po' difficile, non pericolosa intendo, è difficile da fare coming out, come si direbbe. Il coming out in tutti i sensi è difficile farlo, però direi che ci possiamo interrompere un attimo, no? Sì, ascoltiamo la nostra canzone. Ascoltiamoci la canzone. Most of what you said exists only in your head. Your thoughts got clouded by your loss. Fear has got you in its jaws. Bentornate, bentornati dopo la pausa della canzone. Volevamo invece ritornare a quello che stavamo dicendo prima.
ci sono anche se non si vedono le MTS. Intanto spieghiamo che cosa sono di nuovo e perché ci sono anche se non si vedono. Ok, abbiamo detto MTS, malattie trasmesse sessualmente, è una sigla che si usa insomma in gergo per indicare un insieme di batteri e virus che si trasmettono per via più che altro sessuale, quindi gonorrea, clamidia, HIV, ripeto, di gravità variabile. Ad esempio una malattia molto diffusa come la gonorrea, volgarmente detta scolo, è causata da un batterio, ma è risolvibile con una semplice cura antibiotica, quindi non parliamo di cose molto molto gravi. Quando avvertiamo un sintomo particolare a livello soprattutto genitale, ci possiamo rivolgere benissimo anche al medico di base, o a Bologna, come ben sapete, c'è lo spazio giovani, uno spazio disponibile ad ascoltare problematiche fisiche ed emotive soprattutto di adolescenti. Anche a casa lì che ci dovrebbe essere, penso. Potete scrivere anche a noi, volendo. Per avere maggiori informazioni, sì. Sì, e insomma tutto viene fatto nella maniera più anonima possibile. Il medico di base, da cui va magari anche la vostra mamma e il vostro papà, è tenuto a tenere, diciamo, il segreto nel rispetto della vostra problematica, insomma. Quindi state tranquilli, perché insomma si può fare tutto ma senza che papà e mamma lo sappiano, quindi certo. State veramente tranquilli in questo. Cosa possiamo fare però per evitarle queste? Allora, per evitarle l'unico metodo, diciamo, totalmente sicuro, se ben condotto, è quello di usare il preservativo nei rapporti sessuali. Calcolate che la pillola anticoncezionale non copre assolutamente dall'esposizione alle varie MTS, quindi ragazze, se usate la pillola non pensate di essere, insomma, al riparo da questo tipo di problematiche, ma bisogna usare sempre comunque il preservativo con un uso corretto. Uso corretto del preservativo. Allora, facci proprio un elenco di cose, no, che servono ben fatte, no, da certo. Mettere in pratica quando uno lo utilizza. Ok. Quindi... perché insomma si parla molto dell'uso del preservativo, ma non tanto dell'uso corretto. Esatto, l'uso corretto. Banalmente, comprare preservativi non scaduti possibilmente, cioè quindi avere dei preservativi non in scadenza, non tenerli banalmente sul cruscotto della macchina, nella tasca dei pantaloni. Aggiungerei della giusta taglia anche. Della giusta taglia, ce ne sono colorati a vari colori, con diciamo gli stimolanti sulla superficie, ce ne sono di mille tipi, di mille forme, più o meno lubrificati. E innanzitutto il preservativo va indossato prima di qualsiasi contatto genitale, quindi non fate sesso non protetto, poi dopo, al momento magari della maggiore eccitazione, lo indossate. Non siete coperti in questo caso né dall'esposizione alle MTS né dalle possibili gravidanze, no? Ragazze e ragazzi, il classico giretto senza, perché lo chiedono tutti, cioè è così, non si fa il giretto senza, si inizia a girare con quello. No, va è bene, vero. Brava, no, Silvia, è così. E poi nell'usare bisogna stare attenti anche alla lubrificazione, cioè che il preservativo rimanga lubrificato, rimanga umido. Quindi in questo caso, se c'è un rapporto prolungato, che quindi il preservativo vada a seccarsi, va lubrificato con lubrificante, possibilmente non saliva, vasellina, sempre con lubrificanti a base d'acqua e non a base oleosa, che lo possono danneggiare, per evitare che il preservativo vada a lacerarsi, perché è possibile che si laceri. Se qualcuno è allergico per esempio ai classici preservativi, esistono anche altri tipi di preservative, che però sono un pochino più costosi, ma sono fatti appositamente per le persone che sono allergiche. Certo. E, però per esempio, adesso una domanda stupida, se qualcuno si vergogna di comprarli in farmacia o... Ma perché si devono vergognare di comprare i preservativi in farmacia? No, infatti non c'è da vergognarsi, però a voi non mi è mai capitato. Io quando ero più piccolo mi sarei vergognato sinceramente di andare. Perché? Perché il farmacista conosceva la tua mamma e il tuo papà, invece no, chi se ne frega, anche se il farmacista ci conosce lo compri, anzi sarà contento di sapere che la figlia del dottore, professore vicino di casa, usa preservativo invece di farlo senza. Poi diciamolo, comunque anche gli anticoncezionali, a parte la pillola che molte ragazze utilizzano, il cerotto e tutto, li vuoi dire tu, Nicoletta? Sì, i metodi anticoncezionali sono cerotto, anello e pillola, e sono dei metodi ormonali anticoncezionali, quindi proteggono dalle gravidanze. Anche la spirale. Sì, spirale e diaframma sono meno usate, per le ragazze giovani si tende a usare pillola, cerotto e anello. I metodi cosiddetti a barriera, ovvero il preservativo, esiste anche il preservativo femminile, magari una volta ne possiamo
parlare, sono quelli, diciamo, più sicuri e dovrebbero essere, diciamo, in un mondo migliore di facile accesso, soprattutto da parte dei giovani, degli adolescenti, dei ragazzi e delle ragazze. Poi calcolate che fare sesso protetto è molto più divertente, secondo me, nel senso che non hai pensieri, non c'hai l'ansia, oddio rimango incinta, oddio magari lui o lei non c'ha... fare retromarcia. Esatto, te la godi fino in fondo e sì. È più divertente, il sesso è piacere, non è solo ansia della possibile malattia o di, non so, paura di non essere all'altezza. Il sesso deve essere piacere e diciamo il preservativo è un nostro alleato da questo punto di vista. Guardo un attimo la regia per vedere quanto, se abbiamo ancora tempo. Abbiamo ancora tempo, esatto, regia, siamo... poco tempo, ci dicono. C'è qualcos'altro da aggiungere che dobbiamo dire assolutamente, Nicoletta? Sì. Un'ultima cosa che volevo aggiungere è che sicuramente il preservativo è un nostro alleato per quanto riguarda il piacere, e il preservativo riguarda tutti e tutte. Il preservativo non è solo un oggetto che riguarda i ragazzi omosessuali o eterosessuali, il preservativo riguarda anche le ragazze, quindi ragazze, proteggetevi. Lo dico alle ragazze che appunto delegano magari un po', diciamo, la presa in carico della salute di coppia o della salute sessuale ai maschi, comprate anche voi il preservativo. Ripeto la mia battaglia personale per cui il preservativo deve essere presente nelle borse delle ragazze tanto quanto gli assorbenti, perché insomma è di fondamentale, non c'è la vergognarsi, esatto, hai capito, insieme al fondotinta, insieme al fondotinta, l'assorbente, c'ho dei preservativi, però non mi vicini piacciono. Perché la bustina bisogna che sia in un posto sicuro, perché se si rompe la bustina è un po' un casino. Silvia, io penso di prenotare un viaggetto ad Amsterdam, vieni con me che c'è un fantastico negozio che vende tutti i tipi di preservativo con le faccette anche da coniglio, te ne voglio regalare uno. Ma perché dovresti regalarmi una cosa così orrida? Perché so che lo userai. Magari... Nicoletta fa dei segni e... Volevo solo aggiungere una cosa, che mi vengono le cose frammentate. Ovviamente parliamo dell'uso del preservativo per il sesso genitale, ma chiaramente anche per il sesso anale, quindi MTS è grande rischio soprattutto per la pratica del sesso anale, quindi preservativo sempre. Nel sesso orale possiamo magari riparlarne con più tempo, può essere anche evitato, però soprattutto per il sesso genitale e per il sesso anale non dimenticatelo mai. Ti stiamo chiedendo per il sesso orale perché ci sono varie, ma appunto di questo parleremo forse nelle prossime puntate, perché credo che dobbiamo chiudere. Sì, ricordo solamente che a dicembre appunto sarà la giornata mondiale contro l'HIV/AIDS, quindi avremo occasione magari in cui parlare, ed è fra un po', quindi vabbè, potete aspettare, insomma, aspettare, ma nel frattempo andate nel sito, sì, state attenti, nel frattempo usate il preservativo. Allora, ripetiamo i contatti: la mail è sexonair@blogs.it, potete scriverci domande, questioni, avere appunto con la Silvia, però in modo protetto. No, su Facebook potete cercarci con Sex on Air, trovate la pagina, cioè dove potete mettere mi piace, lì trovate le nostre vecchie puntate e gli aggiornamenti, o se no sul sito del blog, su www.blogos.it, nella sezione rubriche trovate le nostre vecchie puntate, anche questa. Non so se volete aggiungere altro, la regia ci fa brutti segni perché dobbiamo assolutamente chiudere. Dobbiamo salutarci, ciao, alla prossima puntata. Ciao, grazie a tutti. We'll be right back.